Ciao, fino adesso abbiamo sempre solo parlato di come è possibile utilizzare sempre delle scale modali, cercando sempre comunque di ricordarsi sì le diteggiature, ma di riuscire a non considerare solo, diciamo così, lo sviluppo della scala modale dalla sua nota di partenza, per cui quindi dalla tonica. Ti faccio un esempio. È chiaro che dovessi trovarmi in un settore di questo tipo, se io avessi come riferimento, nel caso in cui il brano fosse in Do maggiore, per cui avessi, che ne so, Do, Sol maggiore, basso Do, scusami, triade di Sol, basso Do, triade di Fa, basso Do, se io avessi come riferimento l'estensione di una diteggiatura estesa o meno sull'ottavo tasto della corda del Mi, come dal terzo tasto della corda del La, sarei un po' limitato nel momento in cui magari mi dovessi trovare per altri motivi in una sezione del manico che io magari, insomma, inaspettatamente, nella quale magari io ho difficoltà a visualizzare l'estensione della scala stessa. Per cui, diciamo prima di tutto che l'esercizio, la lezione di oggi verte su due concetti fondamentali. Uno, sentire effettivamente il valore, la caratterizzazione di ogni singolo grado che si sposta all'interno di una scala modale, per cui ricordarti che ionica, no alterazioni, lidia quarta eccedente, scale minori, frigia secondo grado abbassato, iocria quinto grado abbassato oltre che seconda e ovviamente terminiamo ad esempio dorica, scala minore ma con sesta maggiore, misolidia, scala maggiore, settima minore, questo è scontato. Per cui sentiremo la caratteristica effettiva, non trasportando il pattern in giro e basta, no, sentiremo proprio la caratterizzazione della scala e ti imploro più che altro di non spendere tanto tempo in tecnicismi avanti e indietro, ah, devo imparare a manetta i modi, no, ascolta il suono di una scala, cantalo, fregatene più di altro dei gradi, ascolta come suona il grado, non è importante pensare a una seconda minore. È importante avere in testa quella seconda minore. È chiaro che all'atto pratico, da un punto di vista tecnico e razionale, dovrò disporre le mie mani in modo tale che quel secondo grado minore che ho nella testa io lo sappia mettere dentro per farlo suonare. Per cui è ovvio che conosca la distanza di una tonica secondo grado minore piuttosto che di un quarto eccedente rispetto alla tonica stessa. Ma quello che conta è che tu abbia la sonorità di questa scala. Passa decine, centinaia, migliaia di ore solo a fare questo. L'esempio che ti propongo è su una base. Per adesso è dilatato. Il tuo compito sarà quello di accorciare nel breve tempo possibile, maggiormente, la divisione in modo tale che tu potrai sempre metterti alla prova nei cambi repentini. Basti solo pensare ad esempio a un brano come Giant Steps, dove continuiamo a saltare di chiave in chiave, cercando di rimanere sempre nello stesso settore fermi. Ve lo immaginate a 180 bpm, a 160 dover passare dal primo tasto all'ottavo perché non mi ricordo in che punto ho la stessa scala che mi serve in questa diteggiatura. Non è possibile. Seconda cosa, appunto, faremo un piccolo esempio di come le stesse scale che avremo qui, ad esempio, le dovremo trovare in tutti i settori per tutte le tonalità che staremo per affrontare. Partiamo con l'esempio. Ionico. Bene come suona, eh? Dorico. Sesto grado maggiore. Non limitarti a suonarlo meccanicamente, ascolta. Frigio. Ascoltala bene la quarta, enfatizzala. Passiamo a settima minore. Misolidia, ovviamente. Sesta, terza, settima. Ripeti la sequenza.
retorica. Su basso do, creo col fa diesis la quarta eccedente, settima minore, si bemolle, l'ocrio. Passa, così come il secondo. Ok, per cui senti che al di là di un aspetto meccanico, proprio bisogna lavorare molto su questo concetto dell'ascolto. Adesso vediamo di spostarci di settore. Ci siamo spostati di settore? Ionica. Adesso passiamo su una dorica. Sesto grado. Frigia. Essere in grado di riuscire a spostarsi, diciamo, su tutta la tastiera, ti trovi in ogni sezione, tutte e tre scali modali, ti allego la base sul blog e buon lavoro.